Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Allora, ho preparato questi ingredienti per andare a fare questi cornetti sfogliati. La ricetta fa parte di un evento sul gruppo Nuvola, Un amore di pasta madre. È già stato fatto, io lo faccio in differita, quindi eseguirò questi cornetti secondo le indicazioni dell'evento. Questa è la mia pasta madre che ho rinfrescato ieri sera e adesso stamattina vado a fare l'impasto, l'ho lasciata a temperatura ambiente. Io non ho la pasta d'arancio e ho preparato questo aroma con il miele, i semi della bacca di vaniglia e la buccia di arancio, di un arancio grattugiato. Ok, andiamo a vedere come eseguirla. La ricetta mi sembra doveroso dire la fonte, è di cucina a tutto tondo, quindi è stata ripresa dal gruppo per eseguirla insieme agli iscritti. Ed io qui la ripeto. Ok, allora metto nella planetaria l'acqua, tutta l'acqua, con la pasta madre a pezzettini. Allora, la pasta madre va sempre rinfrescata. Mi fate molte domande a proposito, naturalmente chi non è proprio esperto, chi è esperto lo sa, va sempre rinfrescata, quindi o rinfrescate tutta quella che avete da parte in frigo e ne tenete un pezzetto, che so, 100 grammi, quindi in questo caso sono 150, e lo lasciate aumentare di volume. Io l'ho fatto ieri sera, scusatemi la voce, e 150 grammi l'ho lasciato a temperatura ambiente ieri sera tardi fino a stamattina. Basterebbero 4-5 ore, però in questo caso l'ho lasciata tutta la notte per far legare i tempi. Quindi non è che aumenta di volume crescendo, questo deve essere chiaro. Se erano 150 grammi, anche se aumentata di volume, sono sempre 150 grammi. Qui avete visto, ho messo la farina, tutta la farina e lo zucchero. Faccio girare per all'incirca 5 minuti. Adesso tolgo la foglia e metto il gancio. Ecco qua. Ci metto anche il sale e giro. E dopo aver girato un pochino, comincio ad aggiungere il burro. Qui ci sono 50 grammi di burro nella ricetta, ma devo dire che se dovessi rifare questi cornetti non lo metto, questi 50 grammi li ometto, perché il burro poi già con la sfogliatura ce n'è molto, visto sono venuti belli burrosi, quindi proverei a non metterlo. Scusatemi, io poi con le ricette qualcosa personalizzo sempre. Adesso l'ho messo perché per rispettare la ricetta originale, però eviterei di metterlo questo. Ok, faccio girare e porto a incordatura, ma non serve molto, 10 minuti bastano. Ci metto gli aromi. Se avete la pasta d'arancia, mettetela. Giro un altro pochino. Qui naturalmente sapete che io taglio i tempi. Questa voce stamattina è un po' rauca. Ecco qua, l'impasto è pronto, ora va dentro un contenitore. Io ci faccio anche così un giretto di pieghe, scusate, un giretto di pieghe così, giusto un giretto per arrotondare l'impasto. Ok, lo metto dentro e questo va in lievitazione. Lievitazione dipende molto, come sapete, dalla temperatura, comunque deve aumentare di volume 4-5 ore, 6, il tempo che ci vuole, lo valutiamo poi ad occhio.
A dopo. Ecco qua, il mio impasto ha lievitato dopo all'incirca 5 ore. Adesso mi preparo il burro. Questo l'ho fatto un pochino prima, però l'ho preparato un po' prima perché poi l'ho messo in frigo. Quindi ho messo la mattonella di burro, sto usando un burro dell'Alto Adige, va benissimo anche. Un burro danese, però anche in Italia abbiamo degli ottimi burri, quindi vedete voi quale scegliere. Lo abbasso così, faccio una sorta di mattonella, lo allargo un pochino perché questo poi va posizionato al centro dell'impasto, quindi intorno ai 20, questo è 20-22 centimetri, dovrebbe essere intorno ai 20-25. Lo chiudo e lo metto in frigo. Lo tiro fuori mezz'ora prima di stendere l'impasto. Ok, spolverizzo ora il piano di lavoro con un po' di farina. Sì, forse poteva stare ancora un pochino di più l'impasto, lievitazione. Quindi io ho iniziato la mattina per fare i cornetti la sera, però se volete fare un passaggio notturno, regolatevi di conseguenza, insomma, in base ai vostri orari. Bene, mi allargo l'impasto. Prima con le mani, così piano piano, mi aiuto con la farina, anche se vedo che è bello elastico, non appiccica. Però un pochino ce la metto. E poi allargo così. Devo allargare fino a che lo spessore non diventa più basso di un centimetro, quindi 0,5 mm. Allargo piano piano, non spingo tantissimo con il matterello, mi aiuto, spingo però insomma non tantissimo, cerco di andare un po' leggera. Ok, ho accorciato un pochino i tempi, prendo la misura, no, devo stendere ancora di più. No, così va bene. Ok. Sì, forse se allargavo un pochino di più l'impasto perché adesso devo ripiegare i lembi e devo coprire il burro. Questa naturalmente è la prima parte, quindi tiro un pochino e così. Ripiego a metà. E poi anche l'altra metà, appena appena sovrapposto, non molto. Sigillo, sigillo bene. E anche i bordi. E chiudo anche i bordi. Ci sono anche altri metodi, io ad esempio ho un metodo di sfogliatura che non è mio, dell'amica Rita Chef, che si fa in tondo. È molto valido quel metodo, è per fare la pasta sfoglia, al limite poi vi metto il link se vi interessa. È comunque una sfogliatura. Ok, chiudo un pochino, cerco di sigillare bene, così. Ok. E adesso lo ripiego, questa è la prima piega a tre, anche qui ci sono diversi metodi, ci sono anche le pieghe a quattro. Allora, questa piega a tre, mi devo ricordare che la chiusura sta sempre verso la mia destra, quindi quando lo riprendo la metterò di nuovo sulla destra. Questa adesso va posizionata in frigo. La ricetta dice 15 minuti, ma io poi,
Ho visto anche altre ricette, ce la terrò 30 minuti. 30 minuti in frigo, coperta da pellicola. A dopo. Allora, passata la mezz'ora in frigo, vado a riprendere l'impasto. Eccolo qua. Ora lo devo allargare di nuovo. La chiusura la metto sempre sulla destra. Ci metto anche un po' di farina. E l'abbasso dal centro verso il fuori, all'esterno, dal centro all'esterno, così. Prima piano e poi ancora. Ok, abbasso anche così, di traverso, quindi lo allargo un pochino. Lo spessore, vabbè, mi regolo così, ma d'occhio, presso a poco un centimetro, anche di più, credo. E praticamente devo abbassare il burro che è all'interno, ma dove si creano i strati, e poi riporto al centro prima un lembo e poi l'altro, e questa è la seconda piega. Farò 3 giri di pieghe, anche se la ricetta mi sembra ne diceva due, ma di solito se ne fanno tre. Abbasso un pochino con le mani, rimetto sul vassoio, copro con la pellicola e rimetto in frigo di nuovo. Ok, quindi facciamo questa procedura per 3 volte. Dopo la mezz'ora ho ripreso di nuovo, vedete gli strati? Ok, gli strati che si stanno creando. E continuo, adesso ho cambiato mattarello perché quello è un po' piccolino, poi mi servirà questo per allargare bene dopo. Ok. Allora, intanto che vediamo la procedura, volevo dirvi che mi arrivano tante richieste di amicizia sul profilo privato, cosa che non posso accettare, mi dispiace, ma non posso farlo. Questo perché io non ho una pagina, abbinata al canale, io ho soltanto il canale e ho Instagram, quindi se volete potete anche seguirmi su Instagram. Le domande le potete fare sotto i video, ma in casi di necessità, diciamo, su Messenger, anche se mi arrivano anche là tante, proprio tante, tante richieste, capite, con quasi 16.000 iscritti le richieste sono tante, non riesco a seguirle tutte, sinceramente, ogni tanto ci vado, però non è che vedo tutte. Le domande che mi fate, addirittura mi mandate le foto del pane, per carità, mi fa piacere, però non riesco a seguire tutto. Ok, chiusa parentesi, questa quindi è la terza piega, l'ultimo giro di pieghe in frigo. Oh, e qui ho aspettato anche più di mezz'ora, l'ho tenuto in frigo una quarantina di minuti. Ed ora procedo ad allargare ed a formare i cornetti. Vi ricordo che sto seguendo un evento su Nuvola, un amore di pasta madre, seguendo tutte le indicazioni che Rosa Di Fonso ci ha dato sull'evento, e che se volete cercarlo, questo rivolto agli iscritti del gruppo, c'è, basta andare sull'evento, sui commenti, e riprendere tutti i passaggi che ha fatto Rosa Di Fonso, ok?
Allora, qui mi allargo per benino la sfoglia con il materiale più grande. Dovrebbe venire un bel rettangolo di vedete i strati come si vedono, guardate. Questi sono tutti strati della sfogliatura, vi faccio vedere meglio. Ok. Dicevo, deve venire un bel rettangolo grande, lo spessore deve rimanere 0,5 millimetri, quindi verrà di 50-60 centimetri di lunghezza, resta poco, perché poi magari non serve nemmeno misurare. Continuo ad allargare per benino ed eccolo qua. Allora, io adesso lo misuro perché poi mi sono andata a vedere un video su come tagliare questi cornetti. Qui divido a metà, quindi devo essere preciso, ho misurato la metà, perché sennò viene uno più grande e uno più piccolo. Con la rotella faccio piano piano per non segnare sotto il piano. Dicevo, mi sono andata a vedere l'esecuzione di come tagliare. Sì, si può fare anche a occhio, volendo, a trapezio, così. Però poi rischiamo ci viene un cornetto più piccolo, uno più grande. Di solito si fa 10 centimetri la larghezza della base del triangolo. Quindi ecco perché dovrebbe essere di 50 o 60. Io non ci arrivavo a 60, vedete l'ultimo è un po' più piccolino, ma non importa. Poi dall'altra parte che però inizio da 5 in modo che viene a metà, da 5 e continuo con 10. Però tranquillamente potete fare anche ad occhio, vedete, ecco, i triangoli sono così. Certo, così sono precisi. Ecco qua. Quindi l'altezza, la base è di 10 centimetri, diciamo, e l'altezza laterale di 20. Però fate tranquillamente ad occhio, fate così, vedete. Anche misurando, vedete, mi sono rimasti due pezzettini agli angoli, che poi ce ne farò un altro. Ok. Ok, comunque mi sono venuti più di 15, adesso li contiamo, eh. Comunque se li volete più grandi fateli più grandi, questi diciamo che sono medi, una grandezza media, poi volendo si possono anche allargare, se ci passo sopra il mattarello posso anche allargarli e farli più grandi. E adesso arrotolo, faccio un taglietto e arrotolo così, allungo un po' la punta così vengono più giri e poi piego ed ecco il cornetto. Ok, continuo. Oh, qui potete sbizzarrirvi, mettere dentro se volete un po' di marmellata, cioccolato, quello che volete. Io li faccio semplici e poi li farcisco. Poi voglio provare anche a surgelarne un po' prima di cuocerli, anzi così prima della seconda lievitazione. Quindi ne metto 4-5 dentro un vassoio e li metto al congelatore. Così farò anche questa prova. Oppure si possono congelare cotti. Farò anche quest'altra prova, cotti, in modo che quando per la mattina basta tirarli fuori la sera oppure diverse ore prima, metterli nel forno ed eccoli là che diventano belli fragranti. Ecco qua, i miei cornetti sono pronti. 12, 15, sono quasi 20, credo. Ed ora li copro con la pellicola e li lascio lievitare almeno altre 2 ore. Valutate voi il tempo che ci vuole. Io li ho tenuti 3 ore. Questi sono quelli che surgelo. Ecco qua. Adesso li preparo, ho acceso il forno. Il forno l'ho messo a 200 gradi, poi penso che lo abbasserò un pochino, però. Li spennello con un uovo e un po' di latte, così rimangono lucidi in cottura. Quando il forno è caldo, li vado ad infornare.
All'inizio vedrete il burro che si scioglie un pochino, vedete, infatti la carta forno si è bagnata di burro, però poi diventano, si asciugano e diventano belli croccanti. Eccoli qua, in questi giorni non possiamo andare nei bar perché sono tutti chiusi, ahimè. Speriamo di tornarci presto e stamattina sento questo profumo a casa mia, perché la mattina dopo li ho scaldati, ci ho fatto colazione, ma anche la sera, però la sera li ho assaggiati comunque. Mi mancava la Nutella, ci ho messo la marmellata. Vedete l'interno, qui erano ancora leggermente tiepidi, però che dire, sono buonissimi, croccanti, belli e profumati. Ciao a tutti, vi ringrazio della visione, condividete il video, lasciate un like e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Ciao a tutti, ciao ciao.